Salve a tutti e ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Oggi pomeriggio è stato inaugurato il nuovo centro ricreativo di Pedrinate. Nato dalla collaborazione con il Bar da Rosa, i cui spazi ospiteranno le varie attività. Chiasso TV vi propone il momento dell'inaugurazione. Vi prometto che sarò molto breve, questo è il mio vicino. Porto con piacere il saluto ai municipi di Chiasso. E sono contento che è qui presente anche il collega Davide Lorati. Ringrazio Rosa per aver messo a disposizione comunque gli spazi. Ringrazio i volontari e i funzionari del Dicastero della Socialità, perché se oggi siamo qui è anche per il lavoro che hanno svolto loro. Qual è il ruolo della politica? E lo faccio molto stringato. Il ruolo della politica è quello di ascoltare e di dare risposte. L'ascoltare. Dal sondaggio dell'Osservatorio Anziani è emerso il bisogno di creare un momento e un luogo aggregativo per gli anziani di Pedrinate e di Seseglio. Dare risposte. Con piacere, simbolicamente, oggi tagliamo il nastro e possiamo inaugurare questo momento in favore di quelle persone anziane di Pedrinate e di Seseglio, perché non tutti anziani, perché comunque ricordiamo che l'aggregazione è importante, e se oggi noi giovani possiamo portare avanti le idee, i progetti e tutto quello che noi facciamo oggi è perché qualcuno prima di noi lo ha vissuto e ce l'ha insegnato. Quindi grazie. Adesso lasciamo la parola ad Andrea Bianchi, direttore dei servizi sociali di Chiasso. Buongiorno a tutti, mi fa piacere vedervi comunque in un buon numero. Abbiamo cercato di informare un po' tutta la popolazione, che è un centro voluto e richiesto a gran voce dalla popolazione over 75 di Pedrinate e Seseglio. Nella nostra idea è che è aperto a chiunque voglia partecipare a delle attività. Come dietro di me e con me ci sono qua le nostre due persone che animeranno poi le giornate, che si terranno tutti i giovedì tra le 2:30 e le 4:30. Sulle attività in realtà noi non abbiamo immaginato già qualcosa di specifico, ma ci piacerebbe con voi capire che cosa volete fare e se possiamo aiutare a realizzarlo. Quindi sarà veramente un percorso che costruiremo assieme e sperimenteremo assieme. Quindi già fin d'ora vi ringrazio per portare proposte, idee, e noi faremo di tutto per poterle realizzare. Io ringrazio anch'io Rosa perché ci ha permesso di essere qua, e è un piede a terra importante, e le prossime volte, a dipendenza di quante persone saremo, valuteremo se stare negli spazi di sopra, se saremo pochi e se le attività lo permettono. Se invece saremo tanti come oggi, vedremo e valuteremo la possibilità magari di poter scendere. Oggi chiaramente è un mio piacere poter offrire una ricca merenda, e poi le prossime volte valuteremo assieme appunto le attività. Siamo a disposizione, vi auguro di beneficiare delle buonissime torte, vi ho assaggiato un pezzetto vi assicuro fantastiche di Rosa, e buon divertimento, grazie a tutti. Grazie. Per questa edizione è tutto. Grazie per la vostra attenzione e a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.